volevo comunicare all'Aula che oggi la Consulta si è espressa negativamente su una richiesta di più di 500.000 cittadini italiani di abrogare la legge Fornero. Noi siamo amareggiati perché si è buttato alle ortiche la richiesta di 500.000 elettori e si è impedito agli italiani di potersi esprimere. Il diritto di voto, ancora una volta, in questa legislatura è carta straccia. È carta straccia perché alla Camera hanno appena votato il Senato non elettivo e quindi l'impossibilità da parte degli elettori italiani di votare i propri rappresentanti. È carta straccia perché questo Presidente del Consiglio ha trasformato le province in enti elettivi nel crawl della politica italiana. È carta straccia perché ancora una volta la Consulta ha deciso che gli elettori italiani non si possono esprimere su una cosa importante quale un referendum, su un argomento che comunque è all'interno dell'opinione pubblica ritenuto fondamentale. Chiediamo, Presidente, vista la gravità e vista l'importanza di quanto è successo, che si interrompa la votazione, si interrompa il dibattito, si interrompa il lavoro in aula sulla legge elettorale e si intraprenda in aula una discussione sul tema lavoro e pensioni, più utile e più attuale di quello che stiamo trattando. Presidente, siamo in un momento in cui il lavoro è una priorità per le famiglie, gli esodati aspettano risposte, quegli esodati che avete creato voi con il vostro voto favorevole alla riforma Fornero, i pensionati non arrivano a fine mese. Questa è la priorità dei cittadini italiani, non la legge elettorale, colleghi. La gente, gentili colleghi, non mangia con la legge elettorale e non arriva a fine mese con la legge elettorale. Colleghi, io vi chiedo, ve lo chiedo col cuore in mano, ma ve lo chiedo a nome di tutti quei più di 500.000, quasi 600.000 cittadini, di tutti quegli esodati, di tutte quelle persone che stanno aspettando una risposta, vi chiedo e chiedo a quest'Aula di dare un segnale di concretezza agli italiani, di vicinanza ai loro problemi e di vicinanza alle loro priorità. Chiediamo di investire, visto e considerato che poi l'Aula è iniziata anche più tardi a causa di problemi interni ad alcuni gruppi della maggioranza o pseudo maggioranza, chiediamo di investire la giornata di oggi trattando questo argomento che abbiamo proposto e domani di ripartire con tutta tranquillità e con la priorità che può avere questo argomento domani. Prima di terminare poi chiederò effettivamente se i colleghi sono d'accordo, eventualmente Presidente se c'è bisogno facciamo una capigruppo, se c'è bisogno di invertire il calendario. Ricordo però una cosa e lo ricordo a tutti gli italiani e spero che rimanga impresso nella mente degli italiani. I giudici della Corte che hanno bocciato la richiesta dei cittadini italiani sono gli stessi che hanno bocciato il taglio delle pensioni d'oro. Cioè quei 33.000 italiani che percepiscono più di 90.000 euro all'anno, tra cui loro, penso che sia una bella vergogna, nei confronti degli esodati e nei confronti di tutte quelle persone che ci hanno smenato con quella schifezza che si chiama legge Fornero. Grazie.